questo gioco ho bisogno di un mazzo di carte, da cui vado a prendere i quattro assi. Quindi abbiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Ora, Alessio, come sai, gli assi sono divisi in assi neri e assi rossi. Quale scegli, assi neri o assi rossi? Assi rossi. Ok, rimangono asso di quadri o asso di cuori? Quale scegli? Asso di cuori. Asso o rosso di cuori? Ricordati la tua scelta, che sarà importante poi per dopo. Ora, ti faccio scegliere una carta dal mazzo. Liberamente, dove vuoi, dimmi stop. Stop. Ok, mi hai fermato qua. Quindi questa è la carta da ricordare, la faccio vedere in camera. Ok? La andiamo a mettere più o meno in mezzo al mazzo. Ok? E diamo anche un miscuglio così al mazzo. Ancora. Ora, lascio qua il mazzo e provo a fare qualcosa di particolare con i quattro assi. Provo a prendere la tua carta e a girarla invisibilmente affaccinato in mezzo ai quattro assi. Non ci credi? Con uno schiocco di dita, la tua carta, il 4 nero di picche, arriva tra i quattro assi. Ma posso fare di più. Se ti ricordi, avevi scelto all'inizio asso rosso di cuori. Infatti, se vado a schioccare le dita, tra i quattro assi, istantaneamente scompare proprio l'asso rosso di cuori, per ricomparire naturalmente all'interno della scatoletta. Ma la cosa ancora più incredibile di questi quattro assi è che se li vado a lasciare sul 4 di picche e do anche un taglio al mazzetto, istantaneamente il 4 di picche scompare, per ricomparire girato, affaccinato all'interno del mazzo di carte.